Unità globale del tutto. Sintesi e soluzione dei problemi della scienza e dello spirito attraverso Pietro Ubaldi. È difficile ridurre nella forma lineare del vostro pensiero e della vostra parola l'unità globale del tutto, che io sento come una sfera istantaneamente completa, senza successività. Tenete dunque conto che la forma in cui mi devo esprimere costringe e sminuisce. Il concetto che solo quella facoltà di intuizione dell'anima di cui vi parlai potrebbe rendervi senza distorsioni. Tenete conto che benché io esponga progressivamente, l'universo contiene in ogni istante ciascuna e tutte le fasi del suo trasformismo. In ogni momento esso è tutto, completo e perfetto in tutti i suoi periodi di andata e ritorno. Non alfa verso beta verso gamma da un lato e poi gamma verso beta e verso alfa dall'altro. Ma in ogni luogo e in ogni momento vi è una fase di questo trasformarsi, in modo che esso esiste contemporaneamente tutto ovunque, in modo che l'assoluto non si divide, ma ritrova sempre tutto se stesso nel relativo. Dio è così onnipresente in ogni sua manifestazione.